Soriano ha origini etrusche e romane e vanta ancora oggi tesori architettonici di cultura millenaria. In questo borgo medievale dovevamo passeggiare per anni, Pirandello, ma artisti, musicisti, poeti e letterati di ogni tempo, la castagna, il pane dei poveri, è oggi il frutto regina a cui Soriano dedica questa grandiosa festa. Ma se di storia e leggenda vogliamo narrare, alla seconda metà del millennio vogliamo tornare. Quando alcuni nemici con furbizia e sorpresa del grande castello sorianese vedevano la resa. Ma una luce sospetta e brillante dall'alto merlo venne notata da una vecchietta che intuì il tranello. Il carvaiale era morto per mano del conte Nardini, che tanto bramava il possesso del castello Orsini. Ma in fretta e furia, con coraggio e ardore, attraversò il paese senza alcun timore. Del carraiolo ella venne nominata in memoria del luogo dove essa abitava. Sull'antico portone, arrivata, rubete, rubete, urlò, poi fiera e veloce a casa, ella tornò. Da lì in poi fu solo battaglia, grida e armi protese a difendere l'onore del proprio paese. Il teatro di battaglia fu il fosso del buon incontro, ove feroce, cruento e sanguinoso fu lo scontro. La vittoria arrise al popolo attaccato e proprio dal merlo il vigliacco fu gettato. Papa Innocenzo VIII una bolla d'oro comunicò e da allora la parola Fidelitas sul drappo sventolò. Ed è così che vi abbiamo voluto accogliere, perché la sagra non è solo sagra, ma è molto di più. E quindi Gianni, vediamo questi splendidi ragazzi qua accompagnati anche da due giovani promesse, eh? Gianni, chi sono loro? Allora, loro sono i guardiani delle porte dei vari rioni. Allora mandiamo Francesco alla Trinità e poi Alessandro con la piccola Ludovica alla Rocca, a Papacqua Federico e a San Giorgio Agostino con il piccolo Matteo. Eh sì, perché la sagra viene trasmessa di generazione in generazione, la corriamo anche. E allora Gianni, siamo pronti, hanno preso posizione e quindi sono loro che diventeranno i protagonisti di questa piazza. E allora Gianni, credo che la pancia dovremo togliere. La dobbiamo togliere noi? Bene, in diretta. 1, 2, 3, applauso! Andiamo di là. Eccoci qua. Allora sentiamo già i tamburi, li sentivamo, si sono fermati, ci stanno aspettando dietro al ponte levatoio, perché è la Rocca che sarà il primo rione come tradizione ad aprire questo meraviglioso corteo storico. I suoi colori sono il bianco e il nero, è il più antico rione di Soriano, il più antico borgo, la cui nascita si fa risalire al 1084.
Ma ecco qua, vedo che arriva un personaggio che ci spiegherà poi quello che succederà in questa piazza. Abbiamo l'onore e il piacere di avere qui in piazza Dottor Domino Bartolomeo Sozzini. È un giurista senese che viene qui a Soriano e ci spiegherà, ci farà capire quello che sta per succedere. Signore e signori, il corteo storico del Rione Rocca. Madame e messeri, benvenuti. Sono stato invitato per narrare la storia del nostro borgo. Mi accingo a farlo con la speranza di allietare il vostro soggiorno e di soddisfare le vostre curiosità. Siamo nell'anno 1489. La vecchietta ha bussato per allertare le guardie all'imminente pericolo e i sorianesi. Di notte si sono battuti con onore presso il posto del buon incontro per difendere il proprio castello dall'attacco dei vignerellesi, vincendo la battaglia. Siamo all'indomani di questa battaglia. Dame, messeri e popolo tutto, ecco a voi il corteo del Rione Rocca! Thank you.
è pronta a raccogliere le genti del borgo. Ecco il governatore che apre l'ingresso dei personaggi più illustri, ecco anche le famiglie più importanti e mestieranti, i mercanti e gli artigiani, seguiti dal popolo impegnato nei mestieri più umili, ma non tanto meno importanti per la vita quotidiana della civiltà. Tutti quanti riceveranno l'onorificenza del Fidelitas, assegnato al popolo di Soriano da parte del Papa, per aver dimostrato fedeltà nel difendere il borgo dall'attacco nemico.
nelle mani del podestà e che la festa sorianese abbia inizio. Ed è da qui che negli anni a seguire rinnoveremo le gesta di questi armigeri, nei tempi e nei modi che le varie epoche richiederanno, all'interno del proprio borgo o in terre lontane, sempre e comunque con l'orgoglio dei propri lati e onorati di ricordare le loro gesta nel mondo che li accoglierà. Madame, messeri, signori e signori, ecco a voi il gruppo storico Spadaccini del Rione Rocca!
l'esercizio che conclude ogni spettacolo di questo gruppo che ha fatto conoscere il nome di Soriano in tutto il mondo. Da Papa Pio IV.
nipote di Papa Pio IV, suggellarono stretti rapporti con la corte pontificia. Negli anni successivi acquistò il feudo di Soriano, destinandolo al nipote Fortunato. Il cardinale è seguito dal clero, dal suo segretario e il suo medico personale, i due nipoti, la cortigiana e le sue damigelle. Esecutore del progetto del palazzo Papacqua, fatto costruire su richiesta del cardinale. Illustrissimo e reverendissimo Ippolito d'Este, ben trovato nel mio nuovo feudo di Soriano. Illustrissimo Cardinale Madruzzo, è un onore per me omaggiarvi della mia presenza in codesti luoghi incantati. Io, Signore, tengo all'eccellenza vostra ed il desiderio di invitarmi nelle mie spelonche per farvi visitare il mio nuovo palazzo, Villa Papacqua, in occasione di avervi mio ospite per un banchetto in vostro onore. Eccellentissimo Cardinale Madruzzo, sarà un onore per me assaggiare le vostre prelibatezze culinarie. Ho in serbo per voi le migliori pietanze della mia cacciagione, ma andiamo a rinfrescarci alle fonti, che devo dirvi in segreto sono un tocca sana per la nostra cotta. Al banchetto in vostro onore ho invitato anche il nostro illustrissimo amico Alessandro Farnese, purtroppo non arriverà prima di domani, ma ditemi, come è andato il viaggio? È andato movimentato. Thank you.
sfoggiati ad ornare la persona e il suo abbigliamento. Thank you.
abbiamo visto sfilare una rappresentanza del popolo che con i suoi svariati mestieri dava vita all'antico borgo. Sono i contadini, le massaie, i boscaioli, le baie, i carbonari. Una rappresentanza del clero ci ha introdotto all'ingresso di una giovane donna, Giovanna Gavaldi, una ragazza del popolo, giudicata colpevole d'eresia dal Tribunale dell'Inquisizione, la cui condanna prevedeva la morte al rogo. I bambini, con i loro giochi umili ed improvvisati, animano la scena. Ma questa è una favola, a noi non ci vedono questi, capito?
giudice d'artiglieri e poi il popolo tutto, ok? Ecco, siamo lì. E il popolo tutto, è questo. E cominciamo la testa, capito? Che poi dopo la testa c'è pure una bellissima professione. Thank you.
magari più palestra. Grande e bello!
Cristiano, Riccardo De Gasperi, l'arciere che la contrada manda allo campo dei giochi ogni anno. Thank you.
Fabio, Messeri Marcuccio e gentilissima Madonna Lisetta. Qui delle corone e delle regine si gioca. E dei canti e balli è piena la piazza. Cortesia e liberalità agli sposi non possono mancare, vero? Qui vi oneste, se voi pochi papparini sonanti poteste lasciare generosi, noi adunque vi faremmo passare. Ecco vite, o liete, pezzose giovani, lo pegno pagato per un nuziale passaggio. E ora, cantando e motteggiando, tutte di fronte di querce ghirlandate, allegre, carolate e sonate, per codesti gentili sposi. Thank you.
non vogliate avari essi con egli. Cortesia, cortesia chiamo. Lavoranti onesti.
San George, dating back to any irreducible the table. The contrada was colors are red and blue, evokes the legendary scene of San George, killing the dragon and saving the beautiful girl. Allora, mentre attendiamo, sì, io Gianni, puoi. Aspetta che qui si muove qualcosina. Parliamone intanto, Gianni, tanto ci piace tanto parlare a me e te. Andiamo? Vai Gianni, vai a prendere. Abbiamo. Noi mentre aspettiamo, velocemente, rapidamente, aspetta Gianni, aspetta perché non so se riusciamo con tempo, tu intanto valla a prendere. Noi vi facciamo salutare in piazza da questa splendida bimba che riconoscerete sicuramente perché è il volto del Bosco Incantato, opera dell'artista Ugo Levita e si chiama Artemisia. Bene Artemisia, fatti vedere, io farei uno splendido applauso, è meravigliosa. Guardate, sembra proprio uscita dalla sua opera d'arte. Bene Artemisia, io Artemisia ho detto Artemisia, ma tu ti presti volentieri alle opere di papà? No, in realtà papà fa da solo, mi fa le foto e decide qual è l'immagine migliore da realizzare, vero? E diciamo che questa del Bosco Incantato è riuscita. Allora facciamo ancora un applauso a questa splendida bambina. Artemisia è un nome anche molto importante, eh? Hai un nome importantissimo Gianni, Artemisia. Guarda quanto è bello, io la lascerei con noi, guarda, rimani con sì, noi. Teniamola qui con noi. Allora, attendiamo perché guarda un così po'. Così facciamo vedere questa sorpresa, adesso vedi che cosa sta arrivando lì da San Giorgio, l'avevi mai visto? Aspetta no, che proviamo. Andiamo con le premiazioni? Ah ok, allora io con Artemisia in diretta vado, ho una busta. Sigillata. Sigillata, firmata. Guardate la serietà, ok? E l'apriamo davanti ad Artemisia ed è il premio per l'addobbo migliore, ok? Siete pronti? Vado ad aprirla. L'allestimento più bello. Apriamo insieme Artemisia, vediamo un po' chi vince. Allora, vediamo se riesci tramite il mio microfono a leggerlo, eh? La giuria dell'addobbo dichiara vincitrice la contrada San Giorgio! Ecco qua, premia l'allestimento più bello, consegna il premio il presidente della provincia, dottor Pietro Nocchi, e lo consegna direttamente al presidente della contrada San Giorgio, Quinto Verdi. Eccoli là, facciamo un applauso. Ecco qua. Andiamo, vieni con me, stanno premiando. Andiamo, qui ci parlano in diretta, ma noi non ci siamo. È vero, Maria Paola, visto che c'è il presidente della contrada San Giorgio che si è alzato, è qui in piazza, presidente, le consegniamo anche l'altro premio che hanno vinto ieri. Ah certo, sì, mi ero dimenticata che la contrada San Giorgio ha vinto anche i giochi popolari. E quindi i giochi popolari e consegna il premio il sindaco di Soriano Fabio Menicacci. Eccolo qua il premio. Io Artemisia non la porto più via, rimane con me perché è meravigliosa. Questi vedi, ah guarda un po' che capelli meravigliosi. Ti vorresti Gianni? Magari. So Gianni, vabbè dai, in un futuro quando rinascerai Maria. Maria. Bene, allora io vado a riportare Artemisia alla sua famiglia e anche col papà, no? Cioè, ricordiamo che è presente anche il suo papà, artista del Palio 2018. Anzi, io farei un grande applauso. Facciamo un applauso. Che è qui sulla tribuna, ecco che ci saluta. Grazie Artemisia di esserti prestata a venire in piazza con noi. Prego, grazie. Ecco qua. Lo vedete? Sta per fare ingresso in piazza per la gioia soprattutto dei bambini, ma anche di noi, per la gioia di noi grandi. Allora, questo è lo storico, eh? Lo storico. Ce n'era un altro, poi il tempo, le intemperie
hanno fatto purtroppo il loro corso, però è stato poi realizzato tanti anni fa, adesso non mi ricordo, potrei dire qualsiasi data ma non la dico. Questo è il nostro drago, il drago della Sagra delle Castagne, il drago che mi ricordo c'erano dei bambini anche che urlavano, impazzivano, perché certo. Senti un po' che rumore che fa. Che urlavano, eccolo qua, che arriva. Adesso i bambini proprio. Allora ecco. E c'è una fanciulla che grida. La giovane fanciulla che è davanti, che era stata data al drago, era stata sacrificata. Vuole mangiarlo, chissà se ci riuscirà a mangiarlo, eh? Yeah.
Polizia di Stato da parte del questore di Viterbo, dottor Massimo Macera. Facciamo un applauso e teniamo a ricordare che la fanfara della Polizia di Stato è venuta a Soriano gratuitamente, quindi è un omaggio che è stato fatto al nostro borgo medievale, quindi farei maggiormente un applauso. E sottolineerei che è venuta a titolo completamente gratuito, l'ho fatto solo per noi per questa festa, già l'avevi detto? Abbiamo detto due volte. Abbiamo dato più enfasi, anche tre? Lo rivediamo? È venuta gratuitamente come omaggio per la 51esima edizione della Sagra delle Castagne. Perché sicuramente ci sono motivi di sicurezza, non lo so, io ci provo. Il concerto della fanfara si conclude con il nostro inno, l'inno nazionale Fratelli d'Italia di Michele Novaro. Quindi, se potete, mantenendo equilibrio, facciamo i nazionalisti una volta tanto. Siamo italiani e siamo fieri di esserlo. Prego, maestro. E dopo questo straordinario brano, il nostro brano, la fanfara della Polizia di Stato lascia la piazza eseguendo la marcia d'ordinanza della Polizia di Stato, Giocondità, di Giulio Andrea Marchesini.